In una terra non molto lontana si sono susseguite alcune storie davvero incredibili. Varie popolazioni, varie signorie hanno contribuito nello scrivere pagine di storie importantissime per questa regione. Ho trovato numerosi elementi che testimoniano presenze di insediamenti che si sono differenziati nel corso dei secoli. Bizantini, arabi e normanni sono soltanto l'inizio di quello che ci aspetterà in questa puntata. Perché sì, dovremmo salire su una rupe. È proprio su, in cima, che ci aspetta la storia. In molti hanno definito questa magnifica realtà la nave di pietra. Così, immedesimandoci nei secoli delle signorie e dei principi, risaliremo la vallata del fiume Neto, lasciando la maestosità della Sila alle nostre spalle. Abbandoneremo le nostre spade e, armati con una semplice penna per le nostre ricerche e la nostra immancabile sete di conoscenza, ci immergiamo in questa puntata. Torneremo a parlare delle grandi famiglie che hanno esteso la loro influenza su buona parte di questo territorio e vi parleremo di quei guerrieri dal cuore puro che molte volte purtroppo la storia moderna dimentica. Dovremmo andare lì sopra. Io direi di... Mario, se tu sei pronto, possiamo già andare. Vi do il benvenuto in una nuova puntata del Viaggio nella Storia. Benvenuti a Santa Severina. Partendo dalla premessa che sarà difficile affrontare in una maniera completa la storia che Santa Severina racchiude al suo interno, ma ci proviamo. Dai differenti secoli che sono presenti all'interno di questo magnifico castello, sino agli elementi della magnifica chiesa dedicata a Santa Anastasia. Come ho già anticipato, anche per questo castello dovremmo parlare di diverse popolazioni che si sono susseguite nel corso del tempo. Una prima fase che probabilmente gli archeologi e gli storici del posto fanno risalire al mondo Enotrio. Successivamente troveremo tracce del mondo bizantino. Ok, ora qui abbassiamo un po' la mascherina. Vieni Mario, iniziamo a parlare. Iniziamo a parlare e ci troviamo in uno dei castelli, in uno dei centri, prima di parlare del castello, con più ramificazioni storiche. Qui l'archeologia cammina di pari passo con la storia. Che significa? Significa che la presenza musulmana, noi abbiamo già spiegato in precedenza, nelle puntate del centro di Amantea, degli amici di Amantea che saluto, che la presenza musulmana del nono secolo era qui in Calabria, era tangibile qui in Calabria. Vieni mai. I tre centri toccati dai musulmani, dagli arabi, erano Tropea, Amantea e Santa Severina. Bisognerà aspettare la storia bizantina e Basilio I, il Macedone, per estirpare questa popolazione da questo centro. Ma non finisce qui. Non finisce qui perché al di là del castro bizantino che noi possiamo identificare qui in questi luoghi, naturalmente all'interno di queste cinte vi erano, come tutti i castelli, edifici di culto ed edifici adibiti ad uso militare. E trovo giusto, prima di entrare nel castello, fermarmi solo per un secondo. Perché? Perché noi parliamo di bizantini e la mano di questo importantissimo impero è visibile a Santa Severina. Perché mi sono interrotto prima di entrare nel castello? Semplicemente ho voglia di mostrarvi un edificio storico molto importante. Che se vogliamo entrare nel dettaglio, non possiamo affermare con certezza la sua data di fondazione, perché in ogni processo storico sulla datazione degli elementi è molto difficile affermare con precisione una data, qualora non si hanno tutti gli elementi utili per contestualizzare un edificio. Ma vi basti sapere che ci troviamo in epoca bizantina. Ed eccolo qui, il nostro edificio sacro, il Battistero. Separato dalla chiesa di Santa Anastasia, è collocato sul suo fianco sinistro. Gli storici hanno detto che la sua fondazione è avvenuta in un periodo che va dal IX al XII secolo.
Una pianta circolare con quattro appendici e queste magnifiche otto colonne che, da quanto abbiamo potuto osservare, si può facilmente trasmettervi la diversità della materia fra le colonne con diversi diametri, il che potrebbe far supporre il riutilizzo da altri edifici antichi. Sopra invece questi archi vi è una cupola a spicchi che va a definirsi come la forma di un ombrello aperto. Quello che noi stiamo osservando, vale a dire il fonte battesimale, non è purtroppo quello originale. Né tantomeno purtroppo si è conservato questo altarino. Vi basta credermi su quanto ho appena raccontato per poterci ritenere fieri e con il cuore pieno d'orgoglio nei nostri padri che hanno conservato questa bellezza del mondo bizantino, consegnandola a noi, le generazioni future. Ok, scusate la piccola deviazione che abbiamo fatto, ma ho trovato giusto soffermarmi, seppur brevemente, sulla storia di questo battistero. Bene, riprendiamo da dove abbiamo lasciato. Vice Sindaco, per me è un piacere e un onore aver avuto l'opportunità di passeggiare all'interno di questa magnifica realtà che è il vostro centro. Un centro, devo dire, conservato benissimo, si respira quell'aria di storia che contraddistingue tutta la zona della Calabria fondamentalmente, perché ovunque noi posiamo il nostro sguardo troviamo dei periodi storici differenti ed è qualcosa di rimanere senza parole, come io in questo momento. Vero, il piacere è stato nostro ad avervi qui a Santa Severina, avete potuto ammirare le nostre bellezze, siamo fortunati da questo punto di vista perché la storia ci ha regalato un patrimonio artistico monumentale di tutto rispetto. È una responsabilità anche avere questo patrimonio per noi perché significa amministrare in un certo modo, quindi orientati sempre alla cultura, a migliorarci sempre, e quindi questa è una delle nostre prerogative, ma tutte le amministrazioni che si sono susseguite in questi anni hanno cercato sempre di più di valorizzare questo magnifico posto. Ad accoglierci in questo meraviglioso scenario troviamo il dottore Panza, che ringrazio per averci dato l'opportunità di essere qui quest'oggi. Come dicevamo, stavamo parlando di un castello, una fortificazione che ha avuto più fasi, dove la storia e l'archeologia camminano di pari passo. Stavamo parlando di un'epoca bizantina, ma abbiamo pure attestazioni di un'epoca precedente a quella bizantina, perdonami. Si presume sempre che andiamo a finire all'epoca enotica, ma qua ritroviamo delle importantissime famiglie come i Carafa oppure come gli Sculco, come i Greuter. Buonasera a tutti, quindi vi do il benvenuto nel castello di Santa Severina, quindi una delle strutture militari e dei castelli in realtà più grandi e più imponenti dell'Italia meridionale, tra i meglio conservati in assoluto, quindi è stato un regalo sicuramente che la storia ci ha fatto nel corso dei secoli, che diciamo ha completato una struttura inizialmente bizantina, sì, con un castro, aveva una, diciamo, un recupero dei grotti rupestri, sì, dell'antiche note, anche perché anche il nome Santa Severina deriva probabilmente da Siberene. Sì. Siberene era un'antica città delle note da Acateo, da Mileto del V secolo, quindi poi ci sono state anche altre documenti molto importanti che hanno attestato questo nome, Siberene Polis. Sì. Quindi, col fatto che sono cambiate le popolazioni, sono cambiate le dominazioni, la toponomia del nome è cambiata. Quindi da Siberene si è passata con i Bizantini in Achaia, con i Romani, sì, quindi prima in Severiana, dopo con i Bizantini si è aggiunta Achaia Severiana. Achaia significa santa, ma non una santa fisica, perché noi non veneriamo attualmente Santa Sina, ma veniamo Santa Anastasia, una santa latina. No, la santa città, perché questa comunque era una cittadina che aveva la metropolia, era una delle metropolie più grandi della Calabria, la seconda dopo Reggio Calabria. Ok, parlavamo di una dominazione normanna, parlavamo di altre famiglie successive ai normanni e parlavamo dei Carafa che troviamo, che la storia ci consegna in questo collegamento con il vostro bellissimo e magnifico centro. Qua sembriamo che ci stiamo catapultando nel Medioevo. Noi naturalmente stiamo camminando non su
un elevato del XII-XIII secolo, ma è stato successivo. fine XVIII secolo. Quindi. Ritroviamo uno stendardo. Sì, questo è lo stemma della famiglia Carafa, poi rimodulato dalla famiglia Sculcolo con l'inserimento dello scorpione che era il simbolo della famiglia. Sì. Quindi questo principalmente è il simbolo dei Carafa della Stadera. Se stai a guardare sulla sinistra si intravede proprio la Stadera, questa sorta di bilancia che si utilizzava una volta, era uno dei simboli della Stadera. Quindi della famiglia Carafa, che era suddivisa in due rami, la Stadera e la Spina. Ok. Possiamo entrare? Prego. Grazie. Proseguiamo il nostro viaggio perché leggendo, se ho fatto bene i compiti a casa, questo castello è stato oggetto di numerosi scavi. Sì. È stato ritrovato tantissimo da poter collegare a diversi periodi storici. Una parete che durante i lavori di restauro degli anni 90, ricordo che questo castello è stato restaurato negli anni tra il 92 e il 97, grazie a dei finanziamenti ministeriali, 18 miliardi delle vecchie lire sono stati spesi per questo castello, e il restauro ha recuperato, grazie a dei professionisti della sovrintendenza, agli studiosi, archeologi, storici dell'arte, architetti, questo è stato curato soprattutto dall'architetto Lo Petrone, attualmente ancora diciamo una delle figure principali della sovrintendenza calabrese, e sono state trovate le varie fasi di costruzione della struttura. In questa parete si vede infatti un insediamento bizantino, la prima fase, detto in gergo le unità stratigrafiche murarie, è una vera e propria radiografia murale, con successivamente questo elevato di merlature a casetta, che è appunto la merlatura normanna. Dopodiché sono arrivati gli Svevi, che hanno fatto questa merlatura quadrata, Angioini in merlo piatto, e gli Aragonesi questo merlo trilobato, che se ricordate bene si trova anche alle Castelle, perché Andrea Carafa, il personaggio più importante che ha avuto Santa Severina, che era il luogotenente del Viceregno di Napoli, quindi la carica più alta che c'era sul territorio, scelto pure da Ferdinando Primo, è stato sicuramente il conte di Santa Sina, era il proprietario di questo castello, ma aveva altri possedimenti sul territorio, tra cui anche il castello delle Castelle. Quindi continuiamo il nostro viaggio all'interno di questa importantissima fortificazione, mi piace chiamarla così. Troviamo questi magnifici affreschi, vesti di affreschi. Mi stavi raccontando? Sì, diciamo che questo è un frammento di un affresco di origine bizantina. Sì. Che sulla destra si vede, si intravede una croce. Una croce che appoggia su una sfera. Tipicamente magari mi richiama alla simbologia greca. Sì. Poi diciamo sulla sinistra si vede questa mano con un enorme pollice, ma anche proprio la figura del busto che si innalza verso l'alto, può essere probabilmente la figura di San Nicola. Ed eccola qui, la necropoli bizantina. I corpi, ho avuto testimonianza, che sono veri, sono stati rinvenuti nell'area del mastio, all'incirca dovrebbero essere 26 sepolture. E sempre qui sono stati rinvenuti più oggetti che vi mostreremo. Finalmente arriviamo dove volevo arrivare, vi dico la sincera verità. Questa è una necropoli bizantina, uno scavo all'aperto vero e proprio. I corpi sono originali o sono delle ricostruzioni? Sì, sono corpi originali, sono appunto i resti di tre adulti e un bambino. Gli adulti avevano un'età dei 40-45 anni, in base alle indagini che sono state fatte nel corso degli studi del momento in cui sono state fatte gli scavi archeologici, e poi c'è il corpo anche di un bambino che aveva un'età tra i 6 e i 10 anni. Questa è solo una parte della grande necropoli che è stata trovata sotto il castello, sono 23 tombe in realtà. Guerrieri, aristocratici del posto. Diciamo che erano probabilmente persone di alto rango, perché comunque poi negli scavi sono stati trovati anche il corredo funebre, quindi qualche resto importante, qualche croce, qualche moneta, ma anche probabilmente dei militari, perché poi sono stati trovati
diresti di un piffero, di un tavolo a giochi, poi i classici, sì. Anche questo, che utilizzavano sì, nei momenti di pausa. Vi chiedo scusa per il vento, c'è un po' di vento, non so magari se rovineremo l'auto, ma spero di no. Venite. Ritroviamo il dottor Panza che ci porta in questo magnifico posto. Magnifico posto perché ci troviamo in una chiesa bizantina. Sì. Da che cosa possiamo dedurlo? Sì, diciamo che noi la definiamo l'ex chiesetta bizantina del castello, sì, perché era un ambiente che faceva parte di questo famoso castron bizantino. Sì. Ci sono ancora visibili degli affreschi, i frammenti. C'è una fascia dove a destra si intravedono i piedi e la tunica di un sacerdote, a sinistra una mano benedicente con la tunica che scende dal polso. Un'altra la sta tombale, probabilmente qui si dice che è stato sepolto anche uno degli arcivescovi di San Basilio. Poi c'è ancora la storia lunga della metropolia, sì, del 71 arcivescovo. Era un centro importante, sì, che è tuttora conservato, sì, conservato quel fascino e quel potere dell'epoca. Sì, è spirituale, sia spirituale, politico. Stiamo parlando, sì. Sì. Però poi cosa è successo? A un certo punto il credito si era più basso, la parete era obliqua, perché arrivava fino alla zona della... Dove abbiamo visto, abbiamo visto la prima festa. Notiamo questo. A un certo punto sono arrivati i normanni, quindi questa popolazione che è in conflitto con i bizantini, e hanno costruito al centro di questa chiesetta un dogion, un primo torrione normanno, con questo ammasso di pietre che sembra anonimo, invece la prima torre normanna. Distruggendo quello che c'era prima. C'è un vento assurdo. Quindi se prendiamo noi che lo possiamo, perché come andiamo troviamo questo vento. Saliamo ai livelli superiori. Ma abbiamo parlato di bizantini, normanni. E ora vi parlerò del periodo di Federico d'Aragona, che infeudò Santa Severina. Siamo intorno al 1496, ad un altro personaggio, di nome Andrea Carafa. Il Carafa era un militare di rango, combattente al servizio dell'Aragona. E anche lui modificò per modernizzare la struttura, cioè il castello che state vedendo. Un'altra importantissima famiglia che passò da Santa Severina erano i Gruyter, originari della Vestfalia in Germania, che intorno al 1691 acquistarono il feudo di Santa Severina. E per essere più specifici, ad acquistarlo fu proprio Antonio Gruyter. Non abbiamo documenti certi che ci permettono di entrare nel miglior modo possibile in questa storia, ma conosciamo il rapporto, che non era certamente facile con gli abitanti del posto, immaginandoci le varie discussioni delle decine. Ma non staccate gli occhi dalla TV, perché basta alzare la testa per ammirare le pitture di questo magnifico castello. Ma come ho detto poc'anzi, possiamo parlare solamente per pillole e non possiamo soffermarci sulla storia che questi importantissimi cicli pittorici meritano. Ma andiamo avanti. Noi, come sempre, del viaggio nella storia, approfondiamo il nostro cammino muovendoci tra i vari monumenti e le varie storie che sono sparse sul suolo della realtà che ci ospita. Certamente non potevamo perderci la meravigliosa cattedrale costruita da Ruggero di Stefanunzia nel XIII secolo. Naturalmente, come tutti gli edifici di culto che ci siamo imbattuti nel corso delle nostre puntate, troviamo dei rifacimenti che sono dovuti a diverse problematiche storiche. Il portale dovrebbe essere quello originale dei tempi di Stefanunzia, mentre quello che noi vediamo oggi dovrebbe essere collegato alla mano dell'arcivescovo Carlo Berlingeri, che nel XVIII secolo lo incise in questa iscrizione che voi state osservando. Portiamo le nostre telecamere all'interno per fermarci subito sulla navata di destra dove troviamo questo magnifico crocifisso in legno. All'interno su quest'opera c'è un dibattito che molti lo fanno risalire al 1400, altri addirittura fanno risalire quest'opera ad un periodo bizantino.
ma non abbiamo la certezza di quanto abbiamo appena detto. L'interno ha 3 navate, divisi da pilastri con absidi semicircolari, dove alzando la testa possiamo ammirare questo meraviglioso soffitto ligneo a cassettoni di rara bellezza, con una tela che raffigura il martirio della santa a cui è stata dedicata questa chiesa, Santa Anastasia. Ok, abbiamo avuto modo, seppur brevemente e non come la chiesa matrice qui di Santa Severina merita, perché abbiamo parlato per punti e solo per punti possiamo parlare visto il poco tempo, ho deciso di chiudere la puntata qui con Don Gino per ringraziarlo per averci accolto e dato l'opportunità di visitare tutte quelle bellezze che voi state vedendo e avete visto in onda, e successivamente per parlare della storia che questo luogo di culto, specialmente quello che avete visto voi, racchiude al suo interno. Lascio la parola a Don Gino, salutandovi e ricordando che il viaggio nella storia vi aspetta ogni sabato alle 21. Il viaggio e la storia di Santa Severina si può racchiudere in poche parole, ma si potrebbe parlare all'infinito. Santa Severina è una storia millenaria, nasce come sede bizantina qui in Calabria, si evolve nella storia, prende significato religioso ma anche politico, diventa una delle metropoli più importanti del sud, ad essa vengono affiancate una serie di diocesi suffragani, diventa il cuore pulsante della religiosità nella nostra terra di Calabria. Visitare Santa Severina significa fare un tuffo nella storia del nostro popolo, di chi ha creduto e di chi vive ancora oggi la fede. Venire qui significa in fondo andare con la mente e con il cuore a tempi passati che in fondo ci ricordano ancora oggi quanto è importante ritornare alle nostre radici. Allora conviene tornare dopo una visita, se vogliamo, virtuale attraverso le immagini raccontata in un modo meraviglioso come avete ascoltato quest'oggi, ma allo stesso tempo ecco, tornare qui ci dà il senso profondo di ciò che state vedendo attraverso le immagini. Gustare la storia, toccarla con mano, vedere attraverso i segni che il popolo dei credenti riesce a costruire, significa in fondo ricordarsi che tutti noi oggi possiamo dare un impulso nuovo alla storia attraverso il nostro impegno e la nostra dedizione alle cose di Dio e del mondo.